Arrivo, eh. Sì. Senti, senta, volevo informazioni. Noi avevamo fissato un tavolo. AC Milan, sì. Arrivo. Sì. Ok, ah, allora è confermato. Va bene, d'accordo, grazie. Arrivederci, arrivederci. Oh, ho chiamato, ho chiesto informazioni. La tavola è pronta, bella apparecchiata, tutta sistemata, tutte ben posate, belle luccicose, belle che riflettono, belle, splendenti, biancheria, betovaglioli, vedete, bicchieri, acqua, vino, vino bianco se c'è bisogno anche per il prosecco, i calli. E, beh, tutta pronta, ok? Tranquilli, tranquilli, che tanto ci tocca, ce l'hanno bella che è sistemata. Perché sento puzza, puzza che mi entra nel naso, quando sento puzza, puzza. Quando puzza, ma guarda che puzzolosa, eh? Io la sento da lontano. I giocatori sono indagati per tentato omicidio. A momenti ce li arrestano, alla sedia elettrica. Abbiamo noi i più folli, i più pazzi scommettitori di partite. La società sapeva e è colpevole. E rubiamo le partite, facciamo reti di mano. Mi puzza, mi entra su, mi entra dentro, lo sento. C'ho l'olfatto sviluppato io, come gli animali, lo sento da lontano. Tutto apparecchiato, tutto pronto. E da domenica sera iniziano le danze. Domenica sera si inizia il ballo. Chi balla balla, chi non balla ha le prode. Comunque, fake news di Mirante, comunque non è al meglio, tanto per cambiare. L'off-to-chip sembra che riesca a recuperare. È un bel problema. Senza Teo, Magnan, senza Sportiello. Qui. Boh. Vediamo, dai. Rientra Krulic. Per la vostra gioia, per la nostra gioia. Dopo una sosta di campionato ci vuole uno come Krulic. Bene. Ah. Ma non sembra titolare, per fortuna. Vediamo se continua con Nadri. E davanti il solito Giroud, Oliviero, all'evenienza portierone vero, e a tirare la carretta. Ragazzi, prepariamoci, ne vedremo delle belle. E io se ce le fanno cacare, se sì, ce le fanno cacare, allacciate le cinture, inserire il gettone, altro giro, altra corsa.